Ciao a tutti ragazzi, mi presento innanzitutto, mi chiamo Diego Baldoni, sono un dottorando di diritto costituzionale all'Università di Genova, ma un tempo sono stato galileiano e in virtù di questo ho conosciuto la professoressa Mancinelli con cui ho mantenuto un rapporto insieme all'Associazione di Cultura Politica Libertà e Giustizia. Ecco, tutti insieme ci occupiamo nel periodo corrispondente tra la fine di aprile e l'inizio di maggio di ogni anno scolastico, di andare a realizzare delle lezioni che possano essere utili agli studenti del quinto anno, per andare non solo ad affrontare l'esame di Stato che potrebbe andare a contenere dei riferimenti costituzionali, ma anche e soprattutto direi per andare a favorire la conoscenza dei temi trattati all'interno del testo costituzionale, proprio perché con il compimento di 18 anni si arriva alla pienezza dei propri diritti e dunque si arriva anche a una condizione di piena cittadinanza. Che pertanto deve essere quanto più possibile consapevole. E noi solitamente andiamo a realizzare le lezioni, come potete immaginare, dal vivo in classe, dove pertanto c'è uno scambio continuo, non si tratta di una lezione classica, frontale, ma anzi più che altro di un dialogo. Però quest'anno, malgrado l'evidente impossibilità di poterle svolgere in presenza, proveremo comunque con una modalità a distanza ad inserire anche questo nostro progetto, che però, ecco, per facilitare quello che è una compiena comprensione dei temi affrontati, non costerà soltanto di questo video, ma anche delle slide che ho preparato e che vi invito intanto a tenere sotto mano mentre andrete ad ascoltarmi, in modo tale che così si possa procedere proprio in parallelo su quello che è un tema che inevitabilmente rappresenta l'oggetto dell'incontro di quest'anno relativo alla Costituzione, ovvero lo stato di emergenza da Covid-19. E pertanto la nostra lezione vuole proprio andare a vedere come la Costituzione si comporta di fronte a queste situazioni emergenziali. In conseguenza di ciò, anche valutare pertanto come gli interventi del governo abbiano inciso su quelle che sono le libertà contenute nella carta con la C maiuscola, ovvero appunto nella nostra Costituzione, e come tra essi pertanto possano essere bilanciabili. Ecco, detto questo, è inevitabile che una prima parte della nostra lezione deve inevitabilmente fondarsi su quello che è uno sguardo ai contenuti della nostra Costituzione. In particolar modo andremo ad osservare come è suddiviso il testo costituzionale per poter andare a cogliere quella che è la parte che ci interessa. Allora, noi sappiamo benissimo che questa Costituzione è figlia di un referendum, quello tenuto il 2 giugno del 1946, che ha pertanto permesso ai cittadini, donne e uomini, di poter andare a effettuare una scelta fra repubblica e monarchia. Tuttavia, però, quel giorno, spesso viene dimenticato, venne anche eletta l'Assemblea Costituente, ovvero quell'insieme di eletti incaricati di andare a predisporre un testo che avrebbe dovuto rappresentare un collante di tutta la società che stava pertanto nascendo
nascendo sotto una rinnovata Repubblica e dunque abbandonando non solo il Regno d'Italia ma anche lo Statuto Albertino che rappresentava un po' la Costituzione precedente a questo periodo e sappiamo che quella attualmente in vigore vi entrò il 1 gennaio del 1948 e all'interno pertanto di questo articolato troviamo innanzitutto i primi 12 articoli dedicati ai cosiddetti principi fondamentali o supremi e questo nome deriva inevitabilmente dal fatto che le madri e i padri costituenti vollero attribuire pertanto ai primi 12 articoli le basi della convivenza fra tutti quanti gli italiani, in modo tale che pertanto si potesse, con riferimento a tutti noi, avere dei principi in cui andarsi a identificare, ok? Tutti quanti, senza distinzioni di sorta e se li andrete a sfogliare potrete andare a notare come in apertura vi è proprio il lavoro identificato proprio a fondamento della nostra Repubblica che rappresenta proprio l'esordio della Carta, ma successivamente non potete che andare a notare il principio solidaristico e in seguito l'articolo 3 che trova al comma 1 il principio di uguaglianza formali e al comma successivo quello di uguaglianza sostanziali e così via. Ma l'attenzione principale nostra oggi sarà su quella che comunemente viene detta come la prima parte, ovvero l'insieme degli articoli che va dal 13 al 54 e rappresentano i cosiddetti diritti e doveri dei cittadini e su questo appunto ritorneremo a breve. Diciamo poi che la nostra Costituzione è formata poi dagli articoli che vanno dal 55 al 139 che chiude poi l'articolato e che sono i cosiddetti organi costituzionali che vengono disciplinati all'interno di quello che è l'ordinamento della Repubblica, che quindi contempla le previsioni inerenti al Parlamento piuttosto che al governo o alla magistratura ed è facile ricordarseli perché rappresentano un po' quelli legati alla classica tripartizione dei poteri. Poi però non dimenticare chiaramente la previsione del capo dello Stato e quindi gli articoli dedicati al Presidente della Repubblica, nonché poi alle regioni e alle autonomie locali per concludere la Corte Costituzionale. Ecco, chiaramente questi articoli però non esauriscono completamente il testo costituzionale perché troveremo poi successivamente 18 disposizioni transitorie finali, tra le quali possiamo annoverare forse una delle più celebri che è l'impossibilità di ricostituzione del disciolto partito fascista. Ma torniamo pertanto a quella che è la prima parte, quella che appunto più ci interessa e che a sua volta si divide in quattro momenti, ovvero questi diritti e doveri del cittadino dall'articolo 13 all'articolo 54 hanno al loro interno una molteplicità di rapporti che si possono suddividere fra i cosiddetti rapporti civili, gli articoli che vanno dal 13 al 28, ovvero delle rivendicazioni individuali e che quindi attengono proprio alla sfera personale di quello che non è più un suddito ma un cittadino e che nei confronti dello Stato vuole pertanto andare a trovare delle libertà e pertanto queste insieme a libertà vengono comunemente detti libertà dallo Stato, cosiddette libertà negative che vanno un po' a contrapporsi con quelle che invece sono le libertà previste dai rapporti successivamente individuati, ovvero quelli che vanno dagli articoli 29 all'articolo 34 e sono i cosiddetti rapporti sociali, che attengono invece ad una sfera completamente diversa, perché riguarda la volontà dell'individuo di andare a richiedere l'intervento invece dello Stato affinché possano essere superate quelle di
disparità, quelle disuguaglianze che ci sono all'interno della comunità, e quindi sono le cosiddette libertà attraverso lo Stato oppure libertà positive. Successivamente troviamo dagli articoli 35 a 47 i rapporti economici, che sono veri e propri rapporti civili come quelli menzionati, ma attinenti alla sfera del lavoro. E per concludere poi abbiamo i rapporti politici dall'articolo 48 al 54. Ovvero sostanzialmente quell'insieme di articoli che riguardano la partecipazione non solo al momento del voto, ma anche a livello associativo, quindi immaginiamoci nella dimensione ad esempio dei partiti, e proprio per questo li andiamo a individuare come libertà nello Stato, però tuttavia non sono in realtà le ultimissime libertà, perché più recentemente sono sorti dei diritti che i costituenti inevitabilmente non avrebbero potuto prevedere. Immaginiamoci per esempio il diritto alla vita, piuttosto che quella alla privacy, che è molto forte negli ultimi periodi, piuttosto quello attinente a le libertà nella sfera sessuale, in primis quelli legati proprio la possibilità di avere un diritto alla mutamento dei propri caratteri sessuali, piuttosto che a una libera scelta di quelle che sono le proprie preferenze, nonché poi, ecco, mi vengono in mente tutti quei diritti legati alla bioetica, di cui abbiamo tantissimo sentito parlare nel tempo. Ecco, tutti questi diritti non si trovano all'interno della nostra carta, eppure però troviamo, se torniamo un attimo indietro, all'articolo 2 una fattispecie che viene considerata dalla dottrina prevalente come aperta, cioè la possibilità che la nostra carta abbia attraverso quell'articolo individuato una sorta di strada che permette a questi diritti di poter essere considerati. Considerati da chi? Considerati dal legislatore, che infatti ha evitato magari di cambiare la Costituzione, ma ha approvato in Parlamento tutta una serie di leggi che pertanto riconoscessero queste facoltà individuali, e poi anche attraverso numerose sentenze provenienti da differenti corti. E tutto ciò pertanto a dire che la nostra Costituzione, per quanto figlia di un'altra epoca storica, non può assolutamente essere considerata vecchia. Tutt'altro, anzi, si rinnova proprio quotidianamente in fattispecie, quindi in articoli che rappresentano proprio delle braccia aperte verso le innovazioni della società. Però una volta che abbiamo avuto uno sguardo su questi diritti e doveri dei cittadini, ora pertanto è compito nostro andare a vedere proprio all'interno di questi diritti e doveri dei cittadini quelli che sono stati toccati pertanto dagli interventi, le misure di prevenzione e contrasto al coronavirus realizzate dal governo. Anche qua mi scuserete, ma dobbiamo effettuare un'altra premessa, perché chiaramente per poter andare a realizzare delle misure che abbiano appunto un carattere di generalità e astrattezza, e quindi valgano per tutti quanti, devono naturalmente essere in linea con quello che è il sistema delle fonti del diritto, ok? E quindi pertanto potete ora più che mai andare a prendere le slide per individuare pertanto diversi ranghi con cui queste norme sono organizzate. Ecco, voi immaginatevi quel sistema come se fosse una piramide, e al vertice, proprio nella punta di questa piramide, abbiamo innanzitutto la Costituzione, considerata un po' la fonte delle fonti.
tutti. Pertanto, noi in un momento di emergenza, e questo è proprio il compito che primariamente deve avere chi ci governa, nonché il legislatore, andare a vedere che cosa la Costituzione immagina per gestire questa situazione emergenziale. Va detto, potrete sfogliare per giorni e giorni e non troverete assolutamente una disciplina legata allo stato di emergenza. E le motivazioni sono storiche, ovvero il Costituente decise proprio in maniera convinta di non andare a disciplinare uno stato eccezionale in cui pertanto potessero essere distribuiti diversamente i poteri. E ciò perché? Perché un tempo, quando pertanto in Italia vigeva lo Statuto Albertino, il fascismo utilizzò proprio le maglie dello statuto in cui era disciplinato lo stato di assedio per poter andare a convincere il re, dopo la marcia su Roma, di salire al potere. E ancora più scottati dall'esperienza della Repubblica di Weimar furono gli stessi costituenti. Perché? Perché quella Costituzione, cui senz'altro avete sentito parlare nei vostri studi, che è figlia pertanto di un'esperienza che purtroppo finì in maniera tragica, portando anche lì, stante una disciplina emergenziale presente nella Costituzione, a un regime dispotico, autoritario e financo appunto definibile come una dittatura. E dunque se ne guardarono bene i costituenti da andare ad inserire un'altra previsione del genere, e quindi proprio per questo la evitarono. Ma attenzione, perché immediatamente dopo la slide dedicata alle fonti del diritto e il loro sistema, vi ho inserito l'unico articolo che fa riferimento a una possibilità di limitazione delle libertà, e è l'articolo 16, che disciplinando quella che è una generale possibilità di circolazione, soggiorno all'interno del nostro paese, individua però dei casi in cui queste facoltà potrebbero essere limitate, e sono pertanto motivi legati a sanità e sicurezza. E pertanto, proprio per questo, tutto potremmo andare a immaginare in questo momento, tranne che pandemia non possa rientrare a pieno titolo all'interno di motivo sanitario. E dunque possiamo innanzitutto affermare una cosa che non è da poco, ovvero la possibilità di dire che la Costituzione ammette senza alcun problema che possa essere limitata la circolazione o il soggiorno. Dunque l'isolamento a cui siamo stati costretti all'interno delle nostre case è costituzionalmente legittimo, e anzi all'interno proprio dell'articolo 16 trova il suo fondamento. Tuttavia però torniamo a quello che era il punto di partenza, e quindi riandate su quella che era la slide dedicata alle fonti del diritto, e potrete andare ad osservare come al di sotto della Costituzione pertanto si trova quella che è una possibilità di norme di cosiddetto rango primario, tra cui è possibile individuare la legge. Non l'ho presa a caso, perché, e spostiamoci nuovamente all'articolo 16, una sorta di ping pong che però è necessario per permetterci di capire questo articolo, ecco, la legge è proprio citata dall'articolo 16 quale strumento per poter andare a realizzare queste limitazioni, ok? Tuttavia però abbiamo nella slide ancora successiva la possibilità di vedere come tra quelli che sono i principali atti intervenuti per la gestione dell'emergenza non ci sia una legge, ovvero
inizialmente non ci sia una legge. Perché? Perché nel momento in cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio ha dichiarato uno stato di emergenza, immediatamente il giorno dopo il nostro governo ha fatto altrettanto. Tuttavia, però, fino a quando non c'è stato un morto nel nostro paese, quindi fino al 21 febbraio, ecco, non si sono immaginati altri interventi normativi che sono arrivati pertanto il 23, con però un decreto legge, che è il numero 6 del appunto 2020, e per questo poi quel decreto ha inevitabilmente, al variare della situazione, che non è più diventata limitata a una sola area geografica del paese, ma si è espansa per tutto quanto il territorio. Dunque sono cambiate le condizioni e pertanto c'è stato bisogno di un altro decreto legge, quello realizzato all'incirca un mese dopo, il numero 19 del 2020, che pertanto è andato anche qui ad intervenire nuovamente per limitare, ok, tutti i nostri spostamenti e non solo. E però anche qui troviamo appunto come atto il decreto legge. Allora, un ultimo sforzo che vi chiede di ritornare nella piramide immaginaria del sistema delle fonti e andare a individuare come in realtà questo decreto legge si trovi allo stesso rango della legge, pertanto, essendo sostanzialmente parificati, possono ritenersi entrambi soddisfattivi della previsione costituzionale. Tuttavia, però, e qui sta il problema, in realtà non è stato il decreto legge al suo interno a prevedere una limitazione in senso stretto, ma dentro quel decreto legge, o meglio, quei decreti legge che vi ho fatto vedere, esistevano degli specifici articoli, in particolar modo l'articolo 3 nel decreto del 23 febbraio e l'articolo 2 nel decreto del 25 marzo, che andavano ad individuare come sarebbe dovuto essere il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a disciplinare delle limitazioni. Ok? E però, se voi tornate davvero per un'ultimissima volta indietro al sistema delle fonti, non troverete da nessuna parte scritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Perché? Perché rappresenta un atto di natura amministrativa che potremmo andare sostanzialmente a identificare in quei regolamenti dell'esecutivo, che però rappresentano un rango secondario. Ok? E dunque, apparentemente, il Presidente del Consiglio, che scriveva propri decreti e con essi limitava queste libertà, che poi ci esponeva nelle conferenze stampa celebri che abbiamo visto tutti quanti, ecco, apparentemente, quell'articolo 16 della Costituzione sembra pertanto non essere stato completamente rispettato, perché si parla di leggi, eventualmente poi un decreto legge sta nello stesso rango che appunto quello primario della legge, ma un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri non ci sta. E dunque, proprio per questo, sono sorte un po' due visioni, e quindi chi individua, stante un po' l'emergenza, una possibilità di accettare una sorta di catena normativa che quindi ci fa andare ad individuare questi decreti del Presidente del Consiglio con la copertura giuridica del decreto legge, che a sua volta, una volta che verrà convertito in legge, troverà pertanto il definitivo coinvolgimento del Parlamento. E poi ci sono altri che invece individuano la necessità che il Parlamento sarebbe dovuto essere coinvolto maggiormente, e che in realtà tutte queste limitazioni dovessero essere figlie proprio di un atto, così come lo richiede l'articolo 16, che fosse proprio una legge che inevitabilmente, essendo realizzata dal Parlamento, è realizzata da chi? Da tutti coloro che noi contribuiamo ad eleggere, e quindi i detentori della sovranità popolare, che trovate espressa all'articolo 1. E dunque, ecco,
Diciamo che non è stato semplice andare a uscire, tuttora ci sono grandi dibattiti in corso, tuttavia però ecco, diciamo che la nostra Costituzione anche qua permette, magari in maniera anche difficoltosa, ma comunque di risalire a una gestione ordinata del più possibile dell'emergenza. Ecco, e pertanto, no? Effettuato questo sguardo generale sulla Costituzione e specifico su prima parte della stessa e fonti del diritto, ora abbiamo, diciamo, tutti gli strumenti a nostra disposizione per poter andare a individuare quelle che sono state le libertà che sono state proprio limitate da questi decreti del Presidente del Consiglio, che appunto abbiamo visto hanno copertura dei decreti legge che a loro volta si trovano sotto l'ombrello della legge. E detto ciò, inevitabilmente ho ritenuto opportuno andarvi a riportare tutti quanti quelli che sono i diritti coinvolti. E in questo elenco non può che essere presente l'articolo 4 nel diritto dovere al lavoro. Immagino che tantissimi vostri genitori, nonché magari sorelle o fratelli maggiori, non abbiano potuto recarsi al lavoro proprio perché è stato limitato in presenza di questa emergenza. Ma allo stesso modo possiamo andare ad individuare quello che è un altro diritto fondamentale, ovvero quello alla, sostanzialmente potremmo definirlo più importante, direi la libertà personale espressa dall'articolo 13, che apre un po' quelli che sono i diritti che poco fa abbiamo pertanto ricostruito, ma oltre a quello che è pertanto l'articolo 16 sulla circolazione e soggiorno, tante volte siamo dimenticati di pensare come fosse limitato anche il diritto di riunione, ovvero l'articolo 17. Perché? Perché si è spesso parlato di assembramenti, non tanto di riunioni, ma sostanzialmente la Costituzione parla di riunioni per, in questo caso, rivolgersi a veri e propri assembramenti che sono appunto vietati stante la necessità di un distanziamento sociale. E poi ecco un articolo che invece è stato oggetto di tantissime polemiche, è stato sicuramente il 19 per le limitazioni alla libertà di culto, in particolar modo le messe, essendo insomma il nostro paese inevitabilmente ancora a maggioranza cattolica cristiana, e poi ecco, mi sono permesso di riportare quello che è un articolo che io reputo molto importante, che è stato limitato ricovide, spesso ci se ne dimentica, cioè il diritto di difesa, l'articolo 24, difesa all'interno del processo. Immaginatevi tutti quei processi che sono stati rimandati proprio perché insomma c'era un'impossibilità di poter svolgere l'udienza, ma anche tutte quelle udienze invece che si sono svolte modalità online, che quindi hanno seriamente compromesso quelle che sono le capacità degli avvocati difensori. E poi inevitabilmente, ecco, verrebbe da citare l'articolo 41 come iniziativa pertanto economica e la sua libertà che viene in buona sostanza limitata da una chiusura che è richiesta. Immaginate a quanti esercizi commerciali, ad esempio, sono ritrovati a dover abbassare la serranda. E ho volutamente lasciato da parte gli articoli 32, ovvero il diritto alla salute, nonché appunto l'articolo
34 con riferimento all'istruzione. Perché? Perché inevitabilmente sono quelli più importanti. La salute, perché sostanzialmente va in questo caso a porsi al di sopra di tutti gli altri, e l'istruzione perché inevitabilmente vi coinvolge. Parto da quest'ultimo, direi anche ci coinvolge a me, naturalmente da l'ambito universitario, ma sostanzialmente quello che ci è stato richiesto è lo stesso, cioè di non essere più comunità come eravamo abituati, ma di andare a essere i primi, voi in particolare, a realizzare della didattica a distanza, nonché anche delle modalità di verifica della stessa, che pertanto ci facessero quasi percepire l'istruzione come un diritto individuale, quando invece è proprio dell'insieme in tutti quanti noi che trova proprio la sua forza, perché al di là delle nozioni, vera forza dell'istruzione è quella di permetterci di vivere insieme quello che è un po' un primo passo di vita nella nostra esistenza. E naturalmente, se da una parte ci sono tante opportunità che questa situazione ci ha concesso, dall'altra l'andare a venir meno a una didattica in presenza inevitabilmente porta a svilire quello che è un contatto diretto su cui si fonda pertanto un approccio culturale. E però questo diritto, come tutti gli altri precedentemente nominati, in un'operazione di bilanciamenti, immaginatevi proprio una bilancia, la bilancia della giustizia, che mette da una parte tutti questi che sembrano pesare insieme di più, ma incredibilmente quello che assume un peso maggiore improvvisamente è quello alla salute. E noi potremmo immaginarci tutti quanti, perché? Perché chiaramente se non fossimo in salute non potremmo godere di tutti quanti gli altri diritti. Ma io oggi vi voglio invitare a ragionare su quelle che sono le motivazioni giuridiche alla base di questa prevalenza dell'articolo 32. E vi rimando sempre al testo, magari quello proprio della slide, in cui viene proprio menzionato un termine che non c'è da altre parti, ovvero il termine fondamentale. E notate proprio tutti gli altri diritti, non c'è mai. E non è un caso che non ci sia mai, perché questo è un diritto che riguarda tutti quanti noi. Se astrattamente un lavoratore può sentirsi di non doversi più ristruire, o al contrario, chi ancora non lavora si sente lontano da quel diritto dovere, ecco, alla salute inevitabilmente dobbiamo pensare tutti in qualsiasi fase della nostra vita. Ed ecco perché questo prevale, ma non solo lo come diritto, anche come dovere, quindi come esigenza di poter andare a garantire quella sicurezza che viene sempre menzionata l'articolo 16, che è un po' una conseguenza della salute, ovvero richiamarci tutti a dei necessari comportamenti opportuni per poter non mettere in pericolo l'altrui diritto alla salute. E dunque, in conclusione di questo nostro incontro, nel quale ho cercato di sintetizzare il più possibile quanto accaduto in questi periodi con riferimento alla Costituzione, possiamo vedere come non esistendo una ripartizione dei poteri nell'ambito di una circostanza emergenziale, esiste però da parte della nostra Costituzione, che sarà pur datata ma sempre giovane nel fornire risposte, una previsione che permetta pertanto di andare a concepire quello che è un bilanciamento fra diritti che porti pertanto a farne prevalere uno, in questo caso quello fondamentale, appunto, a diritto alla salute, e lasciare un attimo da parte gli altri, senza nemmeno andare a parlare di alcuna interruzione, perché sono diritti che temporaneamente non sono esercitati, ma che presto lo diverranno di nuovo. Ecco, allora io, accingendomi un po' alla conclusione, vorrei dirvi tre cose, e davvero poi
Vi lascio. Allora, innanzitutto ringraziarvi perché se siete arrivati fino a qua e state ascoltando queste mie parole avete avuto sicuramente grande pazienza e non era per nulla scontato e pertanto mi verrebbe da dire che da parte mia c'è non soltanto un ringraziamento, ma un grandissimo in bocca al lupo per il vostro esame di Stato, la maturità che sarà sicuramente diversa dalle altre, che sconterà probabilmente la mancanza di tutto quel periodo che io ripensavo al mio tempo fa, costa anche di tantissimi momenti che poi uno porta dietro per la vita. Però siete anche stati i primi che avete avuto un'opportunità diversa a tutti gli altri vostri colleghi, che indubbiamente vi porterete dietro nel tempo, quello appunto di andare a realizzare una didattica a distanza che arrivi anche a un esame conclusivo del vostro percorso con una modalità online. E siete stati anche voi proprio a spingere finalmente chi ci governa a sperimentare delle nuove opportunità di apprendimento e appunto di didattica. Infine, però, vorrei affrontare un argomento davvero in conclusione, di cui si parla davvero poco, ma che, ahimè, ritengo che sia davvero centrale per voi, ovvero quello dell'orientamento. Come guardare al vostro immediato futuro, a ciò che rappresenterà il vostro percorso universitario che a breve si aprirà. Ebbene, c'è stata una sorta di impossibilità, immagino, di poter andare a seguire ciò che vi eravate magari immaginati, un po' anche progettati, no? Di andare per università, open day, buttare pertanto l'occhio a quello che era il vostro futuro in maniera anche lungimirante, perché insomma, chiusa una parentesi, un periodo, se ne apre inevitabilmente un altro. E quindi ecco, da parte mia quello che vi posso consigliare, oltre a ciò che potete già immaginare, cioè i video che avranno messo a disposizione l'università, nonché dei recuperi potenziali di verifica di quale può essere la vostra migliore facoltà o insomma innovative ipotesi sul campo, ecco, da parte mia, mi sento di dire, aprite un libro, che possa rappresentare, una materia oggetto di esame al primo anno, del corso di laurea che vi sentite, più vostro. Potrete anche trovarle tranquillamente, su internet, basta un indice in fondo. E scorrendo questo indice, leggete un po' tutti quanti i titoletti velocemente. Okay? Non dovete leggere tutto quanto il volume. E chiaramente, ecco, nessuno sprizzerà gioia a tutti quanti i pori, però allo stesso tempo, se quella lettura vi desta curiosità, quella è probabilmente, la facoltà che fa per voi. Mentre se invece già da una sola lettura, vi annoiate, beh, forse è una lampadina che si accende e che dovrebbe far pensare a altre decisioni. Io naturalmente anche per questo vi invio un grandissimo in bocca al lupo. Trovate alla fine delle slide la mia mail per potermi chiedere davvero qualsiasi cosa in relazione non solo alla lezione, ma anche appunto a chi sarà interessato magari ai percorsi giuridici. Io ho studiato a Bologna, lì mi sono laureato, poi anche ho frequentato un master a Roma e adesso sono qua a Genova per il dottorato. Dunque, insomma, ho avuto anche un'esperienza in più università. Pertanto, ecco, per quanto potrà essere d'aiuto, sono assolutamente disponibile. Vi ringrazio ancora tantissimo, vi rinnovo per tutti in bocca al lupo e ragazzi, un buon futuro e buona vita.